Quanti misfatti, quanti pianti, quanti dolori. Gente che non ha più lacrime, tante ne ha versate. Quante braccia in croce e corpi senza vita su zolle aride, su fanghi, su freddi asfalti. Mafia, camorra, 'ndrangheta, corruzione, intersecate nel corso dei secoli come alberi con profonde e marce radici. Politici corrotti, governo inesistente, tanti vi approcciano e tutti comandano. Mafia, industria di delitti, mafia che zittisce, uomini armati di coraggio che lavorano, che indagano, che scoprono e per questo muoiono. Difficile è la conta, tanto sono tanti. Gaetano Costa, Rosario Livatino, Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino. Da non contare gli uomini di scorta, vittime sacrificali di questa dura lotta. Boati, Fumi, Terrore e tanti colpi. Volarono le membra scarnificando i corpi. Faide, famiglie decimate, il sangue a fiume scorre sui bordi delle strade. Donne in prima fila, parenti di mafiosi, nulla han più da perdere. Vogliono parlare dell'omertà, il tabù si dovrà spezzare. Sorelle, mamme e spose, non fanno che lottare. Ma in questa lotta i nomi sono da ricordare. Maria Mignosi, Nadia Gambirongo, Anna Picciolini, Ermenegilda Uccelli, Letta Zango, Rita Atria. Purtroppo lei non ce l'ha fatta. Offesa da parenti e finti amici, dopo Via D'Amelio, invasa fu da panico e terrore, si lanciò nel vuoto a soli 18 anni. Questa ragazza muore.